Musel 10:29 su RDS, Corrado Pettinelli, Sergio Frisci, Andrea Severini. Prima di presentarvi il nostro ospite, vi raccontiamo questa storia incredibile che accade a San Zenone degli Ezzelini, dove oggi si terrà una messa di ringraziamento per la bocciatura del DDL Zan. Cioè, in un comune dove il sindaco è omosessuale e sostenitore del provvedimento affossato dal Parlamento, una sorta di Peppone e Don Camillo 2.0 a tinta arcobaleno, solo che Peppone e Don Camillo in realtà litigavano per altri motivi ed era tutto sommato una commedia. Questa purtroppo è la realtà. È incredibile, succede in Italia. Oggi la messa è alle 18:30. Io raccolgo le parole che ha detto un ex ministro e un attuale parlamentare proprio il 7 novembre presentando il suo libro che si chiama Senza Riserve, che dice tanto. Penso che la vita privata delle persone debba rimanere tale, e se noi fossimo un paese culturalmente più avanzato soprattutto sul tema dei diritti, forse anche i dibattiti di queste settimane non li avremmo neanche affrontati. Penso però che anche che chi ha un ruolo pubblico politico come il mio in questo momento storico abbia qualche responsabilità in più. Le parole che avete ascoltato appartengono all'onorevole Vincenzo Spadafora, che abbiamo con noi collegato. Buongiorno Vincenzo, buongiorno, benvenuto. Grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Ma figurati, è un piacere. Senti, l'hai detto in televisione, l'hai detto, come si dice, al volgo, all'inclita, lo sanno tutti. Sei tornato in Parlamento e dopo questa tua missione, questo tuo coming out, è cambiato qualcosa? Ma guarda, in aula in realtà ci ritornerò proprio oggi, perché poi ieri non c'è stata aula, però sono già contento del fatto che tantissimi esponenti di tutti i partiti, devo dire anche alcuni esponenti di centrodestra, non di Fratelli d'Italia, ma sicuramente della Lega e di Forza Italia mi hanno scritto, e le parole per fortuna non sono state parole di commiserazione o altro, ma sono state parole di grande affetto. E certo, avrei preferito che a questi messaggi, o meglio che questi messaggi fossero stati preceduti magari da un impegno quando l'altra settimana invece è stato affossato il DDL Zan, però mi sembra in ogni caso che la reazione in Parlamento sia stata una reazione, diciamo, affettuosa, ma quello che a me interessa non è tanto l'affetto nei miei confronti, ma che si faccia qualcosa e si recuperi questa vergogna del DDL Zan. Senti Vincenzo, c'è voluto del coraggio, oppure ti sono venute tu hai scritto tutto Senza Riserve, un libro dove non si parla soltanto ovviamente delle tue questioni personali, ma si parla della vita politica del paese, c'è molto nel libro, però emergono anche i lati molto privati della tua persona. C'è voluto coraggio andare in televisione a dire questa cosa, o poi alla fine è stata una sorta di liberazione? A tutte e due un po', Anna, tutte e due, nel senso che è stata senz'altro anche una sorta di liberazione, su questo non c'è dubbio. Coraggio sì, nella misura in cui ovviamente, come abbiamo visto poi anche dalle reazioni dopo l'intervista, c'è purtroppo, dico io, nel nostro paese molta morbosità. Infatti adesso il dibattito è bisognava farlo o non farlo, la vita privata delle persone, soprattutto che hanno un ruolo pubblico, va raccontata o non va raccontata. Io l'ho detto, l'hai detto anche tu poco fa, cioè premetto anche io che penso che in generale la vita privata debba rimanere tale, però proprio perché siamo in un momento storico particolare, proprio perché ho grande paura sull'arretramento culturale che c'è in Italia sui diritti, ma non solo sui diritti delle persone LGBTQ, ma in generale sul tema dei diritti, credevo che questo gesto potesse essere utile, e infatti devo dire che dalle migliaia di messaggi che ricevo sui social, ma anche in privato, mi sembra che comunque in qualche modo sia servito. L'ho fatto però anche con grande così leggerezza, nel senso che poi alla fine ero consapevole di fare una cosa importante per me e speravo anche per gli altri, ma non sono stato neanche lì a turbarmi più di tanto. L'ho fatto, certo. Ho deciso e via, tolto il dente, un gesto che sicuramente ha donato serenità a te, ma che forse aprirà la mente a tanti altri finalmente. Lo speriamo. Sarebbe ora. Buon lavoro a Vincenzo Spadafora, c'è Gali. Ciao Vincenzo. Grazie. Buon lavoro. A voi. Grazie.